Ciao di Gucci, ben ritrovati la vostra nell'incontro su Yokai Watch 2 Psicospettri. Ed oggi si va ad affrontare il boss Circulator. È un boss un po' particolare. E per farlo bisogna prima di tutto andare nel passato, quindi io direi di teletrasportarci grazie a Traspec ad Arrilandia, pianale della stazione. Una volta arrivati dobbiamo dirigerci dal nostro trispecchio. Eccolo qui. Vuoi tornare nel passato? Sì, ci dà un abbraccio e torniamo nel passato. Che bello. Uno specchio che ti mangia. Ok, ed eccoci qui. A questo punto dobbiamo andare appunto da Arrilandia. Ci teletrasportiamo con il nostro fidato Traspec di quartiere. E ci porta direttamente ad Arrilandia. Ok, ci porta vicino alla fermata del bus, però se non possiamo avere di meglio, fa nulla. A questo punto dobbiamo andare alla postazione, alla base segreta di Nathaniel, che dovrebbe trovarsi qua sopra, quindi stavo sbagliando strada già. A questo punto vedrete che Nathaniel ha un punto esclamativo. Vediamo appunto cosa deve dirci. Oh, ehi Andrea, è un po' che non ci si vede, eh? Spero che tu abbia continuato ad allenarti là nel tuo tempo. Allenarmi? Scherzi? L'allenamento di Maximus Mask, anche nel manganello deve fare. Ah, sì, quell'allenamento. Ah, beh, sto facendo del mio meglio. Ok, perché non mettiamo la prova all'allenamento? Sei pronto? Ecco, adesso ci tocca riaffrontare di nuovo quella cosa di Maximus Mask. Ah. Ok, non credo che importi quanti punti tu faccia. Credo se ne possano fare 20 al massimo. E so che gli ultimi 3 vanno tutti quanti di prepotenza insieme, quindi cercherò di fare del mio meglio. Sì, praticamente quando la G si allinea al momento giusto, premo e tra-da-da-da-da-da. Proviamo, so già che farò pena, quindi... Andiamo! Al massimo! Bel lavoro! Al massimo! Così! Al massimo! Ok. Ma c'è anche Chiusello, l'ho vista ora. Sì, poi sempre più veloce diventa. Per un pelo l'ho presa. Dai. Alla grande. Ok, vai, pronti? Per uno, ma porca miseria! Ma dai, perché per uno? Ma che bonus, volevo farlo perfettamente, no! Per uno solo. Cacchio, è solo la seconda volta che lo faccio, è andata benissimo. Me l'aspettavo proprio, però certe immagini dietro pure sullo sfondo. Negatina che passava, felice. Mi sa che in 3D starà bene, una figata tremenda. Piu, è stata proprio una buona sessione. Ci saldrà meglio quando lo fai con Manganello. Sì, certo. E le batterie scariche? Deve darti di più, un sacco di più. Ehi, Nathaniel! Chi è stato? Sembrava... Ehi, Nathaniel, siete tutti qui a giocare Supereroe di nuovo? Cosa? Non stiamo giocando, quante volte devo dirtelo? Oh, non ho mai visto questo viso prima, è un tuo amico di città? Questo è Andrea, conosciuto anche come Manganello, la mia spalla. Spalla, eh? Badrei andati da tutto il tempo allora. Sì, qualcosa del genere. Nathaniel, il tuo amico di città è carino con quei vestiti sgargianti. Grazie. Non posso dirle che in realtà sono un nipote di Nathaniel. Ehi, Lizzy, fissare non è carino. Ehi, non stavo fissando. È solo che non ho mai visto dei vestiti come quelli. Lizzy? Come mai mi sembra di aver già sentito questo nome?
Qual è il problema? Lizzie è il nome di mia nonna. Cosa? Potrebbe essere tua nonna da ragazzina. Comunque, cosa ci fai qui? Non ti avevo detto di stare alla larga? Sì, lo hai fatto, ma ho bisogno che tu mi faccia un favore, Nathaniel. Un favore? Cioè? Un favore per tua nonna da giovane, questo accende il mio interesse. Sì, di che si tratta? Ok, parliamo con Lizzie. Nathaniel, ascoltami un attimo, ti prego, non è una richiesta difficile. Va bene, di che si tratta? Mia madre... mi ha chiesto di fare delle commissioni a Valdoro. Commissioni? Ah, non ho tempo per queste cose. Ma il problema è che non sono mai stato a Valdoro prima d'ora. Tu sei stato a Valdoro parecchie volte ultimamente, giusto? La conosci bene. Ormai sei praticamente un esperto quando si parla di Valdoro, no? Sarebbe davvero di grande aiuto se venissi con me. Penso che te la caverei benissimo a sbrigare un paio di faccende da sola. Ma se tu non vieni con me sarò sola nella grande città, tutta sola. Nathaniel è un po' duro, non ti pare? Quella è la sua futura moglie. Sì, immagino non ci sia niente tra loro due ora. Oh, perché non vai tu al posto di Nathaniel? Tu conosci Valdoro. E sei livello 69. Wow, nonna da bambina, vuole aiuto per una commissione della Valdoro del passato. Ok, nonna, ti aiuteremo. Se vuoi, potrei venire io, la vecchia... Valdoro mi è piuttosto familiare. Piuttosto. Ci lascio le lettere ogni tanto. Oh, davvero? Ehi, credevo saremmo rimasti qui ad allenarci ancora un po'. Oh, beh, ecco. Oh no, mi dispiace, ho interferito con i vostri piani, sono una tale seccatura. Non vorrei mai intromettermi nel vostro tempo libero insieme. Farei meglio ad andare, a gettarmi in quella giungla che è la città. Ok... In realtà mi sono appena ricordato che anch'io ho qualcosa da fare in città, quindi, visto che devo andarci, ti accompagnerò. Sul serio? Beh, anche se è solo per fare le tue commissioni, non importa. Sei piuttosto gentile dopo tutto, Nathaniel. Eh? Cioè, come ti pare? Ah, ad ogni modo non fare la fifona. Non devi essere sempre così spavaldo, sai? Cosa? Io sono così normalmente. Neanche Andrea ha paura. Oh, ho trovato, sarà Andrea a guidarti e io mi limiterò a venire con voi e con il solo scopo di sbrigare le mie faccende. Certo, benissimo. Nathaniel non è tipo che misura le parole, questo è sicuro. Possiamo raggiungere Valdoro con il treno, quindi preparatevi. Oh, un treno, spero non sia complicato trovarlo. Felice che venite entrambi. Vado dritto alla stazione di Arrilandia. L'ultimo che arriva è Lumacone. Ehi, Nathaniel, aspettami. L'aiutante della nonna. Ah. Aspetta, ma Uvernian... Forse... Ok, ok, col di brezza... Ok, l'inferno è infinito, no. A parte che, ora che ci penso, devo fare anche la storia di Darknian. Penso che la storia di Darknian la farò dopo questa. Poi c'è un altro boss da affrontare e poi c'è il boss finale. E credo che con Yo-Kai Watch 2 poi è finita, ragazzi. No, non è finita. O meglio, sono finite le missioni e tutto quanto, però devo ancora fare Blaster, che ho detto che l'avrei fatto in episodio in singolo. E mi piacerebbe davvero giocare con voi a Blaster e tutto quanto, però davvero non ho tempo per giocare online. Già quest'estate quando ho fatto gli scambi, già per me era un casino fare scambi in certi orari, registravo la sera tardi, davvero pessima la cosa, cioè connettermi per giocare online, non ho proprio il tempo materiale. Ma ecco i nostri nonni. Ehi, sei in ritardo, sei l'ultimo, significa che tu sei il lumacone. Scusa. Voglio dire, voi due siete un po' in anticipo, ma... Ah, non importa. Nathaniel è proprio forte, è arrivato qui prima di me. Non di proposito, è solo che non avevo bisogno di prepararmi. Ehi, guardate, è qui, forza, andiamo! Ma stai calmino! Accidenti, Nathaniel! Sì, saltiamo la scena, che tanto qui non ci sta niente da fare in questo treno, quando è nel passato. E saltiamo anche questa scena. Ok, siamo arrivati a Valdoro. La vecchia Valdoro. Wow, così questo è Valdoro. È così pieno di edifici, automobili. Il mio bel cittadino è così affascinante. Questo non è così grandioso. Ho capito. È la prima volta che vedi una città come Valdoro, vero Lizzie? Già, è la prima volta che lascio la campagna. Non c'è bisogno di agitarsi tanto, Lizzie. Comunque, da dove vuoi cominciare? Giusto, quasi dimenticavo, delle faccende da sbrigare. Ok. Anzitutto, riparare l'orologio. C'è un negozio, l'orativo italiano, forse là? L'orativo italiano. Dobbiamo andare fin là. Oh, lo conosci? Perfetto, allora puoi mostrarmi dove si trova. Facile, da qui basta attraversare il ponte a nord ed è proprio lì.
Proprio oltre il ponte? Ok, sembra abbastanza semplice, ci vado subito. Ehi, aspetta, che farei se ti perdi? Non è che si perde? Ah, sono partiti. Che aspetti, Andrea? Corriamo a raggiungerli dall'ora di italiano. Ah, quindi non si è perso. Ah, sì, qua c'è lo yokai. Niente, ancora non l'ho attivato perché... Come ho detto, li ho allenati su psicospettri. Su spiritosi gli yokai, quindi non... Per il momento ancora non l'ho attivato. Anche perché comunque sia penso che prima o poi riaffronterò tutti quanti i boss, farò... L'inferno infinito non dovrebbe essere tanto difficile farlo con gli yokai che ho. Anzi, dovrebbe essere piuttosto semplice. E poi devo anche fare il paradiso divino. In un momento mi ci metto e lo faccio. Wow, questo negozio di orologi è straordinario! Oh, Andrea, ti aspettavamo. A proposito, ho detto che vorrei fare di nuovo il paradiso divino e l'inferno infinito. Lo so che posso passarmi da tira spiritossi o polpanime, ma come ho detto, ho voluto fare un salvataggio totalmente nuovo. E il perché l'ho fatto non mi è chiaro neanche a me, però l'ho fatto. Ad ogni modo, vediamo di andare avanti in questa storia. Scusate, non sapevo se saresti stati così veloci. Non ti sei persa, quindi? No, grazie a Nathaniel. È stata una bella idea venire insieme, eh? Non correre così la prossima volta. Forza, sbrighiamo questa faccenda. Conosco il proprietario piuttosto bene. Se glielo chiedo, forse ci farà lo sconto. Davvero? Cielo, sono proprio contenta che tu sia venuta con me. Ah. Con Nathaniel non è davvero così scortese come sembra, eh? A quanto pare no. Ok, quindi? Meraviglioso, è come nuovo! Sì, quel vecchio strano proprio in gamba. Non ci ha fatto un grande sconto però, vero? Già, fa parte del suo essere strambo. Almeno non ti ha chiesto un favore. In effetti è vero. Dunque, Lizzie, dove vuoi andare per la tua prossima commissione? Mi è stato chiesto di comprare una pentola al negozio di Casalinghi. Dirigiamoci verso Viale Bottega allora. A sud attraversata la strada principale. La strada grande, forse riuscirà a vedere uno di quei tram caratteristici. Aspetta! Ragazzi, mi chiedo una cosa però, quando dicono no, aspetta, no? Che devo aspettare. Cioè, poteva far vedere l'animazione di lei che correva verso Viale Bottega. Cioè, potevano farle l'animazione. Si vede che non c'avevano voglia. Perché non è un'animazione che ci mette tanto tempo. Ok, sì, ballava. Meraviglioso, l'intera strada piena di negozi. Ehi, Lizzie, hai trovato il negozio di Casalinghi? Oh, giusto, sono qui per comprare una pentola. Il negozio di Casalinghi deve essere qui al centro del viale. Ehi, com'è che lavoro solo io qui? Occupatene tu, Andrea. Credevo fossi tu l'esperto, Nathaniel. Non dovresti essere tu a fare da guida? Cioè, conosco questa zona come le mie tasche, però... Ah, va bene, vi mostro dov'è. Seguimi, Lizzie. Sembra che Nathaniel si stia divertendo, nonostante tutto. Già, sembra anche a me. Però è inquietante stare fermo in mezzo alla strada quando passa una persona e si ferma anche lei. Tipo la signora di... Ecco, guarda, ma... Quella di prima! E si ferma, ci guarda! Guarda me! Ma perché? Ah. Forse ho comprato troppa roba, è pesante. E ora dove si va? Hai bisogno d'altro? Ho bisogno di souvenir, devo prendere qualcosa per gli amici del villaggio. Souvenir, eh? Mi ricorda quella volta che ne abbiamo dato uno a tua nonna. Oh, sì, le brioche! Brioche? Sì, andranno benissimo. Se vuoi delle brioche dovresti andare alla forneria qui vicino. È qui vicino? Bene, andiamo. Aspetta, in realtà ci sono due negozi. Devi decidere quale preferisci. Mi sta venendo in mente una cosa. In effetti, se quella è nostra nonna, e lo è, dovrebbe ricordarsi che quando ero piccolo l'abbiamo incontrata e abbiamo fatto commissioni con lei a Val d'Oro. Quindi se io ora parlassi con lei... Mio Dio. Che... Ah, ok. Sì. No, boh, mi indovino. Toro Veggente, ecco, non mi veniva il nome. Però non ho tempo per combattere ora, quindi magari un'altra volta. Quindi se io ora andassi a parlare dopo questa missione con la nonna di Arrilandia, cioè quella del presente, voglio dire, cambierebbe il suo dialogo? Tipo, lei mi dice sempre... Nathaniel ripeteva sempre che suo nipote avrebbe completato l'orologio. Sì, ma ora che ti ho aiutato a fare queste cose, cambierà il tuo dialogo, nonno, o resterà sempre lo stesso? Vedremo, vedremo. Oh no, oh no!
Qual è il problema, Lizzy? Oh, è una scelta così difficile, non riesco a scegliere tra anima e spirito. Non sei la sola. Sì, la diatriba va avanti, anche dopo la fine della disputa tra gli yokai. Sono solo brioche, che importa? Vuoi che decida io per te? Ho deciso. Quindi quale prende? Aspetta un attimo, le ho comprate entrambe. Ne ha presi entrambi i tipi, così ognuno può mangiare quelle che vuole. In questo modo saranno tutti soddisfatti. Oh, che gran cuore. È proprio tua nonna, nessun dubbio su questo. Credo di sì. Ok, i souvenir sono sistemati. Abbiamo finito, andiamo a casa. No, c'è un'ultima cosa, credo. Ehi, calma. C'è altro? Quasi dimenticavo che vorrei far visita al santuario della città. Sì, il santuario. Sul serio? Onestamente penso che possiamo tralasciarlo. Che stai dicendo? È importante. Non c'è un santuario qui? C'è il santuario di Selva Oscura, ma è molto a nord della città. Allora non perdiamo tempo, andiamo a visitarlo prima che cali la notte. Va bene, allora andiamo. Devi proprio aprire quella boccaccia. Sì, devo aprirla. Ok, eccoci al monte Selva Oscura, dobbiamo fare tutte le scale senza bicicletta. Ma perché? Se voglio fare, che ne so, parkour estremo con la bicicletta, che è un po' un controsenso parkour in bicicletta, ma... BMX, come si chiama? Non so come si chiama con la bicicletta, lasciamo perdere. Anche tu dovresti porgere i tuoi rispetti, Andrea, è importante. Volevo dire omaggi, poi ho letto rispetti, ho fatto o rispetti. Nathaniel è impaziente, quanto dura? Forza, incamminiamoci, torneremo a casa a notte fonda. Fa nulla, non sarebbe giusto andare via senza aver portato i nostri rispetti. Rendere grazie è importante, Nathaniel. Non vorrei offendere lo spirito della montagna, si infurirà e ti perseguiterà. Ma dai, credi agli spiriti, alle fate e a tutta quella roba? Detto da uno che ha come amici degli yokai è un po' strano. Oh mio Dio, non pensavo fosse così così spaventoso. Stai forse cercando di spaventarmi con quella sciocca voce spettrale, Lizzy? Cosa? Io non ho detto niente. Ah no? Allora quella voce... Ah, lo spirito della montagna è davvero venuto a perseguitarci! Chi l'ha offeso, Nia? Non io, non sono stato io! Eh? Perché siete terrorizzati tutto a un tratto? Oh no, Lizzy non può vederlo! Dove? Dove? Cavolo, sta puntando Lizzy! Dove sono le brioche? Le brioche! Fammi accendere la luce, aspettati. Ecco qua. Vuole le brioche? Maximus Mask è sempre pronto a proteggere ciò che è importante. D'accordo, manganello, sconfiggiamo questo nemico. Sì, andiamo, Maximus Mask, invincibile eroe, difensore di tutti. Circulario. Circulario, circulario. Con nome detto io all'inizio circulator, ragazzi, non lo so, la wiki diceva così. Ora lo vado a cambiare, un attimo che lo cambio. Circulario, ok, fatto. E circulario sia. Ah, ho il team con cui ho sconfitto... come si chiama là? Il boss Kabukiyo, vabbè, non volevo portarmi questo team, però... Faremo una cosa abbastanza veloce, allora. Lui gira insieme alla mia ruota yokai. Sguardo snervato. È la miseria. Si confonde, ma... Ma si confonde malissimo. Sì, anche lui si è girato. Miseria, ma tutti? Oh, ma un minimo? E vabbè. Cioè va bene per modo di dire. T'attacca. Oh, tutti e tre, vai. Ok, un punto debole della sfera. Il punto debole, eccolo. Ok. Vai, Shogunion. Aiuto i danni. Se notate, lui gira con la mia... Vedete? Whee!
scusate, ho fatto una cosa un po' infantile. Ah, ha chiuso l'occhio, ha chiuso l'occhio. È una buona cosa che abbia chiuso l'occhio? No, cioè io non vorrei che quando chiude l'occhio succeda qualcosa di brutto. Dove sta? Il punto debole della catena. Ok, purificato anche lui. Ah ragazzi, perché li sta chiudendo tutti? Gioco del malocchio? Non voglio farlo. Aspettati tu. Ok, puoi andare ora. Bello però. Wow! Bellissimo l'attacco. Non gli posso dire niente all'attacco, bellissimo. Visivamente era bellissimo. Ragazzi, vedete che faccio? Vorrei purificare tutti per massimizzare i miei punti presi dopo la lotta, però... Però, oh, se lo faccio fuori, finiamo la missione un pochino velocemente, no? Eccolo, è pronto. Mi sa che questo è uno di quei boss che fai una volta e poi basta. Purtroppo, perché mi piacerebbe raffrontarlo. Ah, un po' più di soldi per la missione, ok. Ah, stiamo in audace. Oh, dai. Certe volte mi prende anche i disegni più brutti, stavolta no? Se siamo in audace è perfetto, ragazzi. Posso attaccarlo tranquillamente. Attacca all'occhio aperto, bravo, bravo. Oppure... Quello chiuso fa più danni. Ah no, poi quello chiuso non possiamo neanche prenderlo di mira. Non posso mirarli. Cosa? Ma non posso neanche mirargli gli occhi poi. Vabbè, massimizzo un po' i punti, dai. Li curo. Attaccate quando volete. Ma si sta caricando. Ma si ricarica i punti salute? Ma ho visto bene, ho visto. Ah no, ho visto male. Ho visto... Ma un occhio si è potenziato. Boh, non lo so, ho visto male. No, ombro, no, di nuovo no, dai. Ok, praticiamo anche Shogunian. O Shogunian, come, ditelo come vi pare. Sì, si sta ricaricando i punti salute. Ho visto bene. Oh, ho capito. Ecco perché anche lui gira con la ruota yokai. Non è ancora carico? Eccolo, eccoli. Mi dispiace per te, ma è finita. Eh sì, dai, è finita, ragazzi. Non può salvarsi. Oppure può. Chi sono io per dire che non può? Vabbè, è andata, dai. Bella lotta, però. È stato un nemico resistente. Ma è ora di dirci addio. Bello, però, bello. Bellissimo come yokai. Il suo nome inglese è Infinity, ovvero pisello infinito. Il pisello l'ortaggio, non quello che pensate voi, brutti sporcaccioni. Esfera sacra, 14.282 punti esperienza.
Se avessi messo luminotto sarebbe andata meglio. Certo, noi siamo stati mezz'ora a fare a sbracciare di qua e di là, mentre tu non sai cosa è successo, ma va bene. Ce l'abbiamo fatta, dopotutto nessuno può sconfiggere Maximus Mask. E non dimenticare Manganello. Però nel film è Lizzie che dà a Nathan la medaglia di Overnian, quindi la cosa è un po' particolare, sinceramente. Eppure non ho mai visto niente come quel mostro. Cos'era? Non credo fosse lo spirito della montagna. Forse erano yokai. Onestamente sembrava volesse solo le brioche. Nathaniel, che succede? State di nuovo giocando tutti ai supereroi? Ehi, non stiamo giocando. Ti abbiamo appena salvata da... No, non importa, non capiresti. Salvata da cosa? Ecco, ora mi avete incuriosita. Forse te lo dirò un giorno. Nathaniel, lo fai sempre così, uffa. Immagino che dovrò aspettare allora. Lascia perdere, andiamocene da qui. Ok, andiamo. Eccoci qui, quante commissioni. Non pensavo ci avremmo messo tanto. Sì, è tutto buio qui fuori adesso. Oh, che importa, sono contento di aver fatto tutto, grazie a te, Nathaniel. Sono felice di poter fare affidamento su di te, Nathaniel. Sei un bravo figliuolo. Ah, è stato facile. Di solito queste cose le faccio da solo, quindi... sono pronto per la Nian. Correre in giro tutto il giorno mi ha stancato. Andare in giro a fare commissioni è un'attività piuttosto quotidiana, no? Sì, ma è stato divertente. Ed è piuttosto straordinario, se ci pensi. Questa è stata la prima volta che nonno e nonna sono usciti insieme. Quindi questo è l'inizio di tutto. Non li ho mai immaginati mentre fanno cose come la spesa insieme. E se l'ho fatto non li ho mai immaginati così giovani. Lo puoi ben dire. Ehi, Nathaniel, cos'è che dovevi fare a Valdoro? Hai detto che mi avresti aiutata perché comunque avevi altro da fare là. Ah, intendi quello che dovevo fare oltre a farti da guida? Sì? Ah, non pensarci. Io a nonna, a Valdoro, aspetta. No! Nathaniel, che succede? Mi sono preso la briga di andare fino in città e mi sono perso la puntata di Maximus Mask in TV. Accidenti! Ora sei di nuovo in te, Nathaniel. Mio Dio. Maximus Mask, ok. Al giorno d'oggi per fortuna c'è internet e quindi possiamo vederci i nostri anime preferiti in streaming quando ci pare. Moneta verde. Oh, è un po' che non uso la slot Kai. E neanche la slot Kai fortunata. Ad ogni modo andiamo un po' a vedere inverti gemme che non so cosa. Equipaggiamento sicuramente, sì. Gioiello che dà potere ai deboli solo per rango D ed E. Come inverti spada, però spirito e velocità. Difesa e velocità, forza e velocità. Vabbè allora. Quindi Cuggio, direi che per questo video è tutto e come sempre vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione vi ricordo che come sempre trovate il link per Twitter e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye!